Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale. Oggi siamo tornati con una serie che da un po' di tempo non vi portavo, ma che voglio ricominciare a portare con costanza, ovvero le reaction alle partite della Roma, che come sapete commento sempre con Roma Crew. E visto che oggi ci sarà Roma-Torino e quindi partirà il girone di ritorno, voglio ricominciare a portare ogni settimana, e quindi ogni volta che gioca la Roma, questa tipologia di video. Fatemi sapere nei commenti se vi fa piacere. Detto questo, partiamo, direzione Ho un'idea studio, ci vediamo direttamente lì e sempre forza Roma. Ed eccoci qui, siamo a un'idea studio. Momentaneamente sono da solo perché PF è in ritardo, commenteremo io e lui la partita. Quindi parto e ci vediamo direttamente dentro. Quindi, cari amici giallorossi, gufi o semplicemente appassionati di calcio, mettetevi comodi e godiamoci questa partita. Dai! Sabato 19 gennaio 2019, prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A 2018-2019, Roma-Torino. Buon pomeriggio e bentornati su Roma Crew da Federico Marconi e prossimamente anche da PF, che sta per appropinquiarsi vicino a me. Non è ancora qui, ma sta arrivando, non preoccupatevi. Però per leggere le formazioni ve la butto lì, un po' una chicca interessante. Vorrei mandare, se ce l'abbiamo, e io credo che ce l'abbiamo, l'inno, e infatti ce l'abbiamo. PF probabilmente mi ucciderà perché lui dice c'è copyright. No, non è vero, non c'è copyright perché canta la Sud. E allora Roma in campo con un 4-2-3-1, Olsen tra i pali, difesa a 4 per l'appunto con Fazio e Manolas centrali, Karsdorp a destra è la grande novità, ma del resto ha fatto bene contro Lentella e quindi viene riconfermato. A sinistra c'è Kolarov, poi Pellegrini e Cristante a guidare il centrocampo, visto anche l'infortunio di Nzonzi, oltre chiaramente a quello di Capitan De Rossi. Alla tre quarti troviamo Zaniolo, che sarà alle spalle di Edin Dzeko, a destra Under e a sinistra Justin Kluivert. Il primo giro alla parola è stato dato, quindi 6 secondi già sul cronometro. Partita Roma-Torino e partita la Serie A in questo 2019. Forza Roma, che ci sta sempre bene. Oltrocross all'interno dell'area, palla prolungata verso Belotti che non ci arriva. Ci arriva Karsdorp, poi De Silvestri, quindi Fazio. Colpo di testa liberale, ma insiste il Toro. Palla dentro e colpo di testa ravvicinatissimo, che termina però alto sulla porta di Olsen. Palla gol per il Torino, quando il cronometro segna 2:18. Non una gran partenza dei giallorossi, mi sento di dire, in questi primi 4 minuti ci aspettavamo sicuramente una Roma diversa, una Roma più stile Entella, per carità. Si parla di Coppa Italia, si parla di una squadra di una categoria più bassa, però è anche vero che la Roma ha bisogno di partire bene, anche per infiammare un po' la partita. Intanto Roma che vuole ripartire con il tentativo di Under, la sua corsa, pallone che però è uscito. Attenzione però, perché Under si tocca la coscia sinistra. Rimane a terra il folletto turco e infatti c'è anche il quarto uomo che ha fatto il segno del cambio. Quindi il 17 uscirà per far spazio al 92, 6 sul cronometro e Roma che deve già effettuare il primo cambio forzato. Purtroppo non è una novità in questa stagione. Rimessa che batte Kolarov, la mette giù Pellegrini che torna dall'11 e quindi ancora il 7 che riesce a passare in mezzo a 2. Parte Lorenzo Pellegrini, arriva pure in zona tiro, finisce per terra, calcio di punizione per la Roma. Grande guizzo di Pellegrini qui. C'è anche Alexander Kolarov, che da quella posizione però credo cercherà più un cross, magari per la testa di Dzeko, chissà. O Manolas, Cristante, Fazio, anche Zaniolo. Questi gli uomini all'interno dell'area di rigore di Sirigu. Quando il cronometro segna 14 minuti e 25 secondi, parte Kolarov che la scava sul secondo palo, arriva Fazio che rimette dentro per Zaniolo, la palla è lì! Sirigu con un miracolo, poi ancora Zaniolo! Nicolò Zaniolo porta in vantaggio la Roma al quarto d'ora, ancora Zaniolo, secondo gol in campionato con la maglia della Roma. Fa 1-0, sempre nella stessa porta nella quale aveva segnato al Sassuolo. E questo è un gol importantissimo per l'inizio di partita, che era stato difficoltoso per la Roma, messa sotto pressione da un grande Torino. Che cosa ne pensate intanto di questi primi minuti di partita? Io sento delle voci. Sento delle voci, quindi presumo che sia arrivata una persona. Mamma mia! Sento una persona bellissima che si sta avvicinando pericolosamente. Abbiamo anche un simpatico commento di un tifoso laziale che ci scrive: mazza quanto rubate, perché? Scritta da Giacomelli sta partita. Infatti, ma un po' di dignità ce l'avete? Marco, vatta a fan giro, va, che è una bella giornata. Ben arrivato, guardate quanto è buono e quanto è elegante. Lo so, ragazzi, ci sono un gran figo, lo so, lo ammetto. Ma tu dillo che ti sei vestito così con tutta la modestia del mondo. Buonasera, buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera, bentrovati. Ero in taxi arrivando Sì. qui e appena ho acceso ha segnato Zaniolo. Che bello, che E tu bello. pensa che bello se arrivo lì e facciamo il 2-0, eh?
Se rimetti un altro ortalino ti uccido perché no, ti stavo sentendo. Avete visto? Ve l'avevo detto che si sarebbe incazzato, ma in realtà va tutto bene. E qui buona la palla larga di Sharavi. Ottima direi. Che non è vero. È Sharavi. Però perché non lo davano una formazione ufficiale? Attenzione! Perché attenzione, Sharavi in aria, salta il portiere. E qui c'è rigore, ragazzi. Calcio netto, di rigore. Netto. Calcio di rigore. Oh, non ci doveva essere Sharavi, stava lì invece. No, visto? Entra al posto di Under che si è fatto male. Ah, non l'ho visto. Si è ecco fatto perché. Male muscolare. Oh, al quadricipite sinistro, dopo brutto, 5 minuti. Brutto. Sharavi a rientro subito decisivo, si conquista il penalty. Chi va? Il penalty, oh. Il penalty, si conquista il penalty. Credo vada... E io credo che vada Pellegrini o Kluivert. Kolarov si è andato a prendere il pallone. È pronto a fischiare Giacomelli. Vai te, urla te. Secondo me go, vai, urla te. La rincorsa. Il sinistro! E dai! 2-0 Roma! Alexander Kolarov che non sbaglia dagli 11 metri. Il raddoppio della formazione giallorossa. Quinto gol in 18 partite in questo campionato. Non male. Bello! Però grande numero di Kolarov. Intanto due di recupero. Kolarov al cross verso Dzeko! Oh! Palla lì, non ci credo! Come hai fatto? Cioè, Edin, come hai fatto? No, non se l'è mangiato il Sharavi. Il Sharavi. Dzeko non arriva, il Sharavi non se l'aspetta. Il Torino che riparte a 15 secondi dalla fine. Con la corsa del Gallo Belotti. A sinistra è solo e viene servito credo Iago Falche. Ma posizione regolare. Iago Falche. Palo esterno. E qua. La legge dell'ex non ci ha puniti. No. Anche questo perché sarebbe stato importante. Pesantissimo. Sarebbe stato sì, adesso. Questo è un segnale importante però ragazzi. Solo Garzorp che cosa fa? Finito il primo tempo allo Stadio Olimpico. Il punteggio che dice Roma 2 Torino 0. E rientriamo in diretta per il secondo tempo di Roma-Torino. Roma 2, Torino 0. Alla termine dei primi 45 minuti, gol di Zaniolo e Kolarov. Mamma mia ragazzi, bravo qui. Bravo Garsdorp. Attenzione che palla resta via per il Toro. Ansaldi all'indietro, ancora per Belotti. Sul destro, va in porta, c'è la deviazione di faccia. Poi altro tiro di Rincon. Non ci credo. Il Torino non ci credo. Ragazzi, posso dire però una cosa? Qui Olsen ci ha messo tipo 6 mesi. Cioè, lì... Forse non la vede partire, sai, è quello. Lo so, ma ha preso la rincorsa, ma dove vuoi che tira? Il gol poi è anche bello, però la Roma dovrebbe in questa circostanza, guarda, c'è Fazio che respinge il tiro e poi Olsen non la vede. Non ha Fazio e Pellegrini davanti, non la vede proprio. Pellegrini, pressato proprio da Rincon, che chiaramente è galvanizzato dal gol, riesce sì. Però a scaricare il numero 7 su Cristante. Vai e Nicolò. Quindi Nicolò Zaniolo che allarga verso il Sharavi prendendo l'incontrotempo, la lascia a Kolarov. In mezzo Dzeko, Pellegrini e Kluivert, arriva il cross sul secondo palo verso Kluivert, no! Si rimette al centro Zaniolo, poi Dzeko ancora Zaniolo fino in fondo e c'è la deviazione clamorosa in calcio d'angolo. Allora, dovevano tirare in tre e non hanno tirato. Doveva tirare prima Kluivert, secondo me, lì deve tirare. Lì devi tentare il tiro. Guarda, stai veramente a un passo dalla porta. Poi lì poteva dire Edin Dzeko. E qui Zaniolo non deve stoppare il pallone. Guarda. Ecco ancora Dzeko al limite. Vediamo cosa inventa qualcosa. Destra per Kluivert. Subito zona tiro. Può andare con il destro. Lo finta sempre Kluivert. Chiuso. Ma lì perché non tira d'esterno destro? Poi arriva Karsdorp che la rimette dentro. Di testa Dzeko fa la spalla. Mano ragazzi. Quella è mano. Oh, quella è mano. Hanno protestato tutti. Tutti hanno protestato. Giacomelli non ferma l'azione perché riparte il Torino. Buono qui il fallo di Cristante che prenderà il giallo sì, probabilmente. Però adesso sì. Giacomelli, scusami, se tutti ti dicono che lì è mano, fatti venire il lo dubbio. Stanno dicendo anche adesso. Ha fatto tipo palla che viene rimessa in mezzo da Edin Dzeko. Non lo so, non è la posizione migliore. Sembra spalla. Però ti posso dire effettivamente, io non l'avrei dato questo rigore. È molto difficile. Non l'avrei dato. È molto difficile, devo essere onesto. Pasquale ci dice petto alto, non con la mano. Sicuramente tra petto e spalla. O tra petto e mano, magari c'è la spalla. Comunque, intanto, conclusione al volo. E 2 c'è a il gol 2. Del Torino, ragazzi. Il tiro non da ci fuori. Credo. Ansaldi. Il tiro da fuori, Ansaldi. Ce lo fa così, da fuori area. Ricorda un pochino il gol di Bonucci preso contro la Juve, sì. Quel famoso 3-1. Gol bellissimo, 2-2, ha pareggiato il Torino al 67esimo. Non ci credo. E adesso la Roma ha 23 minuti per riportarsi in vantaggio. Lo so, però doccia fredda. Il secondo tempo della Roma è stato decisamente sottotono, con Torino che ci ha messo qualcosina di più in campo. Infatti sono stati premiati per questo. Attenzione però, la Roma torna subito in attacco. Il Sharavi fino in fondo. Dai, destro respinto, maledizione all'ultimo proprio. Poi Kluivert va a lottare, ma riparte Aira. Kluivert in fallo laterale. Bravo. E adesso mettiamoci grinta e cuore. Andiamo a vincere questa partita. Che sarà tutt'altro che facile, perché dal punto di vista mentale sono messi nettamente meglio loro adesso. Siamo al 72esimo, fuori Justin Kluivert, dentro Patrick Schick. Io ricordo un pronostico in settimana
e anche le parole. Un rocambolesco 3-2. Fossero sante le parole del nostro ascoltatore che ce lo ha detto. Sì, non ricordo il nome in questo momento, ma sicuramente ma ha fatto il gioco pronostico. Sì. Quindi l'unico 3-2 che c'è probabilmente. 3-2 è stato Christian. Christian, ok. Rocambolesco 3-2 magari fosse. Però diceva doppio Dzeko più un Der, non è un problema, basta che sia 3-2 sì, in questo poco momento. Ma sicuro che anche autogol, esatto, va benissimo. Palla a noi con Cristante che va verticale proprio. Forza. Per Rashik, scappa bravo dietro al difensore, poi bravissimo. La sponda è ottima, è Pellegrini, c'è anche il Sharawi. Pellegrini aspetta, poi serve dentro il fallo e Sharawi. 3-2 Stefano. Roma che torna in vantaggio al 73esimo. 3-2 per noi. Che esultanza era quella lì dei Sharawi? Secondo me stava aspettando il guardaline. Secondo me, non no, lo so. No, stava così, stava con la maglietta fino a qua, si è alzata la maglietta fino a qua, come se stesse nascosto. Però posso dire che viene spinto un pochino. Senti, in ma tu non puoi di niente con sta voce, ho rovinato tu, io con questa ci lavoro, porco giro. Mamma mia. Niente comunque. È un transessuale. Ok, ma la dentro esce Olsen. Me l'ha già fatta una volta sta cosa, ti ricordi? Che partita era? Urlo per un gol, non lo so. L'abbiamo vinta però se Ok, va bene. E parlavo così, che cosa brutta. Sembra sembra sei palloncini all'elio. Sì. Pronto Olsen. Con calma, fa partire il rinvio. E c'è il Giacomelli fischio. Dice che finisce qui. Dai. La Roma batte il Torino per 3-2 e parte alla grande con 2 vittorie su 2 in questo 2019. Prima la Coppa Italia, poi la prima di ritorno. Chi ben comincia è a metà dell'opera. Fa speriamo notizia bene sta cosa, fa decisamente speriamo notizia bene questa cosa, ragazzi. Perché, mamma mia, insomma, lo sappiamo. La Roma ci aveva abituato a un andazzo che insomma poco ci piaceva. Invece alla fine sembra che tutto si sia o si stia sistemando, perché comunque una partita che tu conduci per 2-0 a fine primo tempo non puoi dare poi la possibilità al Torino di recuperarti due gol. Però l'importante oggi era vincere pare, in tutti i modi, con questo tempo, sì, con questa pioggia. Con questa pioggia e con questo vento chi è che bussa sto convento? Anche perché sai cosa c'è? Sì. Adesso tu devi andare a Bergamo contro l'Atalanta e poi ospiti il Milan. È un momento importante, non è detto che farai 6 punti nelle prossime partite, quindi farne 3 oggi era fondamentale. Ragazzi, detto questo, noi andiamo di là, insomma, a festeggiare. No, festeggiare ancora presto. Sì. A dare una mano no, perché non me va. No. Però, insomma, non lo so, se andiamo a fare una passeggiata, qualche cosa ci inventiamo. Come? Detto questo, la chiudo io, l'hai aperta te, quindi la chiudo io. Ringrazio colui che da solo cominciò, ma che da solo non finì, ma che l'ha portata avanti egregiamente, tranne qualcosa dell'inno che ti uccido. Ma è figo l'inno. Il nostro bomberino Federico Marconi, grazie. Grazie a te per avermi fatto compagnia, perché la mia voce era finita, tu hai urlato un gol ed è finita quello. A me Sharawi mi ha ucciso completamente. Un ringraziamento a Matteo che è qua dietro, che è arrivato, che ci frega. Un ringraziamento all'ologramma Valerio, che vediamo tra l'altro avere il mio stesso outfit oggi, ragazzi. Quindi possiamo dire che è una mia proiezione in bello. La possiamo dire sta cosa? Assolutamente. Bene, assolutamente. Ci siamo. Io vi saluto e vi ringrazio. Non la chiudiamo noi, perché la chiudete voi da casa. Ciaone. E sempre, sempre forza, forza Roma. Ciao belli.